casa di Vasco è bellissima. Oh, ma che cos'è questo castello? Guarda che bello. Come si chiama? Castello? Castello di Vasco lo chiamiamo, non sapendo. Il castello di Vasco, di Vasco. Oh, ma qua mi sa che siamo arrivati. Vai, ragazzi, dai. Eccoci qua, siamo arrivati ragazzi, siamo a Vasto. Secondo me il territorio di questo comune è molto vasto. Ci fanno entrare contromano, grazie. Ops, ma devo ancora mettere l'auricolare, porca miseria. Aspetta che mi fermo. Piano, piano, aspetta, non scendere. Non scendere. Eccoci qui a Vasto. Siamo a Vasto, vero? Sì. Ciao. Come avete fatto a trovare sto paese? Ciao, ciao, Ricchioni, ciao. Ciao, oh, ciao. Ciao, 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 ciao. Posso rubargli un attimo la domanda per Lanza? Per Lanza? Ma ci viene Lanza poi, però. Siamo tutti ansiosi. Vabbè, non devi chiedere a me, appena lo vedi, fai, vai, vai. Magari senza spingere, buttati avanti ma senza spingere. Come si chiama questa piazza? Piazza Rossetti. Piazza Rossetti. E invece il castello che c'è qua dietro come si chiama? Castello Caldoresco. Come? Caldoresco. Castello Caldoresco. Qual è la battuta che ho fatto? Ah, quella dell'Anza, vabbè. Sì, dicono non fare ste battute che Beppe ti caccia dal camper, ma non è vero, non mi caccia. Chi c'è oltre a Lanza? Siamo di zona locale, online. Diretta streaming da Bruttese. Ah, ciao. Bene, quanti siamo allora in totale? Quanti ne hai tu? Qui non lo vedo adesso. Ma che cosa usi? Non è Ustream? Sì, no, utilizzo Google Hangout. Ah, e chi fa la regia te lo può dire però? Sì. E chi è Dio? No, sono io stesso da casa che ho lasciato aperta la regia. Ah, ho capito, ci dovrebbe qualcuno, non c'è il cane a casa, tipo dire ti abbaia. Ok, vabbè, allora ai 660 di qua ce ne sono altri tot di là. Inquadriamoci la vicenda, è lo streaming dello streaming. Grazie, e poi non c'è nessuno, TG3, Sky, Mediaset. No. Vabbè, sto sparito. Te la dico. Vabbè, quelli sono dovunque. Qua ci sta Tele Giovani Senza Speranza. Tele Giovani Senza Speranza, in diretta o registrato? Sì, in diretta proprio a casa mia. Ah, a casa tua. Ma dov'è che c'è una scalinata? Sì. Ma si può andare senza rimanere schiacciati? Sì. Quanti abitanti ci sono a Vasto? 40. Ed è provincia di Pescara? Sì. Ah, chiedi. Scusate, non vi offendete, io vengo da Vittoria, provincia di Ragusa. Voi, tu lo sapevi che è Vittoria in provincia di Ragusa? Vabbè, complimenti. Ma io non posso. Dove sono? Chi siete? Chi sto... Che regione? Abruzzo. Ma ero in Molise 10 minuti fa. Poi ero in Calabria, qui come parlate? Ditemi una parolaccia in abruzzese. No, questo è, vedi che sei volgare, sei un giornalista volgare, lo vedi, io non dico mai parolacce. No, cosa? No, paura con questo. Le parolacce fanno male. Hai l'alito un po' pesante, quindi cerca di dire poche vocali e molte consonanti. Buongiorno a lei. Mi fate andare lì che c'è la gente. Ciao, come andiamo? Dove sono i ragazzi del Molise? Abruzzo. Dove sono i ragazzi dell'Abruzzo? Siamo qui. Beppe! Sono sopra. Oh, che bello! Qua non ci schiacciano perché c'è la scalinata dedicata, grandioso! Signori, ma qua è stupendo! Apritevi! Allora, apritevi e venite a me! Allora io non ho neanche. Cos'è? Ho un microfono! Lasciatemi un po', per cortesia, aspetti, c'è la mia custodia. Non toglietevi, no. Signori, abbiate pazienza, abbassatevi, se no il mio pubblico non mi vede e poi pensa delle cose terribili sul mio corpo. Il signor fotografo, vada di là. Allora, vorrei, perché due? Due
perché due microfoni? Due casse, due microfoni. E chi è che regola questo impiantino, per esempio? Dov'è che si può regolare? Ecco, abbassalo un po', tanto siamo tra noi. Ecco, abbassalo un po' così. Ecco, così non c'è più niente, perfetto. Allora abbassatevi anche voi, per favore. Abbassatevi un po', ecco, state un po' giù che voglio vedervi un po'. Sono qua, devo stare qua mezz'ora. Non possiamo più fare altro. Signori, io vorrei solo dirvi che cambio regione in due giorni, ho fatto quattro regioni. Quindi arrivo dal Molise, adesso siamo in Abruzzo, poi arrivo dalla Calabria, sono andato in Campania e non riesco più a capire, però vengo a portarvi un messaggio lontano, poi ci vedremo nella campagna elettorale quando saremo proprio in guerra all'ultimo sangue. Io sono venuto a dirvi, non a chiedervi i voti, abbassatevi anche lì ragazzi, perché ho l'estrema sinistra, se non vede, già capisce poco e se più non vede, no, va bene. Allora, non sono venuto a chiedere i voti perché non sono un comico io, sono un cosa sono, non riesco a capire neanche cosa sono diventato. Io dico queste cose da 25 anni, parlo di energia, di rifiuti, di acqua pubblica, di wifi, da 20 anni parlo di queste cose, sono sempre stato l'antipolitica. Mi hanno devastato, ci stanno devastando insieme ai ragazzi, con Calunio, il capopopolo, il piferaio magico, Hitler, anche Hitler mi sono sentito, Benito Mussolini. Allora, io vorrei dirvi che non sono venuto a chiedere nulla, vi chiedo solo una cosa, un piccolo atto di democrazia. Noi siamo in una battaglia che non avete neanche minimamente il pensiero di che cosa sta succedendo, raccogliere le firme. Siamo gli unici che stiamo raccogliendo le firme, i partiti politici non hanno questa cosa, non devono raccogliere firme, i movimenti che si alleano a partiti politici non devono raccogliere firme, o se devono raccogliere firme si fanno una leggina che magari ne raccolgono tre o quattro. Abbiamo colpi di decreto ogni 15 giorni, non si riesce a capire cosa fare. Noi dobbiamo firmare, ma il numero di firme non si sa bene quanti ancora. Si scioglie la Camera, ma c'è una regola che è pazzesca. Se tu porti, per esempio, hai bisogno di 1000 firme in base alla tua circoscrizione, se ne porti 1002, annullano tutte le 1002. Cioè, allora, hanno dato un minimo, un massimo, te pensi, da 500 a 1000. Se ne porti 499, annullano, se ne porti 1002, annullano tutto. Devi portarle più o meno tra 500 e 1000, ma devi stare attento, devi portare il 10% in meno del massimo e il 10% in più del minimo. C'è il mio avvocato che l'hanno ricoverato due giorni fa, è in analisi. Allora, oltretutto ogni firma non è il problema della quantità, forse l'abbiamo già raggiunto. La quantità è che ogni firma deve essere vidimata dal comune di appartenenza, il comune deve dire sì, questo qua è residente qua, ogni firma. Quindi non so se ce la faremo. Hanno accorciato i tempi perché accorciano i tempi? Perché siamo noi che siamo per le strade, loro la campagna se la fanno in televisione. C'è questo qui che sembra un cofano della Volkswagen, Berlusconi giallo così, con un topo morto in testa che va in giro per televisione, è sempre dalla televisione. Ma poi là, ma è un povero anziano, fa pena, non si Vasto, rassegna. Provincia di Chieti. È un anziano che non si rassegna, che ha 80 anni, ma io non lo so. E pensa che la televisione sia ancora la conduttrice del verbo. Morirà con la sua televisione. È finita. Però hanno accorciato i tempi, per forza. Perché a febbraio? Mai nella storia della Repubblica a febbraio. Perché c'è la neve? Ma scusa, non ci va già il 50% a votare? Fai a febbraio. Cosa succede? Siamo pieni di Appennini, di Ande. Cioè, siamo pieni di Alpi, di freddo, nevica. Ma a febbraio, perché? Perché accorpare tutto, le regioni e tutto insieme? Perché? Ve lo dico io. Perché noi siamo nati in silenzio, siamo andati in Sicilia, per esempio, era imprendibile la Sicilia, vai là Grillo, vieni qua, che minchia vuoi, qua non prende niente, Grillo. Io mi sono buttato nello stretto di Messina, ho fatto la traversata a nuoto da Reggio Calabria a Messina, perché il traghetto aveva aumentato i prezzi, io sono di Genova, sono arrivato, era una battutina.
è una battutina delle più scarse, ridete queste battute, vado via. Allora vado di là e lì mi dicevano non ce la fai, beh, mi diceva qui non prende i voti, qua c'è il voto di scambio. E dato che ci ha agevolato che cosa? Che non ci sono più soldi, quindi non riescono a scambiare più niente. Ti danno il lavoro, ma non ti danno lo stipendio. E allora io ho fatto tutta questa campagna col Puma, con le macchine, in paesi incredibili, meravigliosi. Ho avuto contatto con le persone e è successo il miracolo in Sicilia. Non ci davano 2 lire, nessuno. Siamo diventati il primo partito della Sicilia, siamo entrati dentro il Consiglio parlamentare della Sicilia in 15, sono dentro 15 ragazzi meravigliosi, e da lì, ecco perché hanno abbreviato i tempi. Ma ragazzi, hanno abbreviato i tempi, perché? Perché presa la Sicilia, potevamo arrivare al Molise, ci prendevamo il Molise, arrivavamo alla Lombardia, ci prendevamo la Lombardia, e dalla Lombardia il Lazio, e dal Lazio... Roma! Andremo! Ecco perché poi mi dicono che sono Mussolini. Mi viene da dire, non mi viene da dire Roma, mi viene da dire Roma! Allora, ed ecco perché hanno accorpato tutto. Hanno forse paura, ecco perché ci mettono questi impedimenti. E io ho 2 avvocati da luglio che lavoro, 2 studi importanti, perché dobbiamo essere precisi, perché anche i nostri connazionali all'estero non riescono a votare. I consolati non sanno niente, i consolati. Gente iscritta all'area va al consolato, o è chiuso, o c'è un disco, oppure non sanno niente, il server rotto, non riescono a votare. Perché siamo nel Medioevo. Siamo nel Medioevo, per votare i nostri connazionali all'estero devono andare fisicamente dal consolato con il delegato di lista, mettere la firma davanti al console. Poi quando c'hanno tutte le firme, il console che cosa fa? Prende la delega, la mette in una busta e la spedisce via posta alle Poste Italiane. E allora le spedisce attraverso le poste a uno, il nostro delegato, che aspetta la lettera lì alle Poste, perché deve portare al Tribunale di Roma. Ora voi capite che nell'era dell'informatica, un movimento che nasce in rete, che viviamo di rete, abbiamo votato in rete. Io ho dietro tutte le televisioni del mondo, ve lo giuro, la Norvegia, la Scandinavia, tutte le penisole del freddo vengono a vedere cosa abbiamo fatto, i giapponesi, i coreani, gli americani, la BBC, vengono a vedere perché guardano dall'esterno, perché noi non ci rendiamo conto, siamo dentro, poi con questi mezzi di informazione, guardali. Allora, non ci rendiamo conto, ma loro osservano con curiosità, e loro mi fanno la domanda, ma come avete fatto? In 3 anni a fare un movimento senza una lira di finanziamento pubblico, senza soldi, con le magliette, con i banchetti. Ma questi ragazzi sono meravigliosi, con la neve, col freddo, con la pioggia, i 2 euro, la maglietta. Noi senza soldi, in 3 anni, con i mezzi contro, con la televisione che basta una cosa, una virgola in più, ti fanno dei capannoni in testa di roba incredibile, con tutto contro, in 3 anni senza soldi, la seconda forza politica del paese. È per quello che facciamo paura, cari. Hanno una paura pazzesca. E allora ecco che mettono delle robe, e noi siamo riusciti a votare via internet. E allora la critica che mi hanno fatto subito, che ci hanno fatto, come fanno gli anziani? Che non hanno il computer a votare, come fanno i pensionati? Ma basta, non è vero! Se voi andate di notte a vedere chi è su internet, sono i pensionati che non dormono, non fanno un cazzo tutta la notte, sono lì a chattare. Andate su YouPorn, sono solo pensionati, sono tutto sui farmaci. E allora io, che sono un pensionato, 65 anni, ho imparato, mi faccio aiutare da mio figlio, dai miei nipoti, e ho votato da casa, ma è una meraviglia. Ho aperto il computer, ho guardato i delegati della mia regione, la Liguria, 25, li ho guardati, ho visto il curriculum, qualche filmato, e ho fatto 3 clic e ho votato da casa. Ho votato una mamma di famiglia che ha 3 figli, ho votato un ingegnere, ho votato un ragazzo precario di 22 anni, con 3 clic. Ma è una meraviglia, e siamo gli unici che riusciamo a fare. I delegati, dove sono i nostri delegati? Eccoli qua, guardateli un po'.
Ecco, questi siete delegati delle parlamentari. Ecco, questi, per la prima volta nella storia di questo paese, voi potete vedere i delegati della vostra regione, quelli che se saranno votati andranno in Parlamento, sono qua. Li potete conoscere, li potete chiedere, intervistare, criticare, abbracciare, aiutare, oppure anche non votare se non vi piacciono. Ma quale partito vi fa vedere quelli che andranno in Parlamento? E dicono che noi non abbiamo democrazia, che i voti sono stati pochi. E quanti voti hanno preso i 980 parlamentari che sono in Parlamento, che non sono stati votati da nessuno? Quanti voti hanno preso? Ma io per quello mi arrabbio. E abbiamo fatto un miracolo vero, ma veramente loro l'abbiamo fatto tutti insieme. Abbiamo fatto le elezioni a costo zero, senza tirar fuori una lira, non abbiamo chiesto un euro a nessuno, non un euro, due euro, niente. Da casa tua li puoi conoscere tre mesi prima e votare o no, e la cosa meravigliosa che è venuta fuori, che il 55%, più della metà, che andranno in Parlamento se saranno votati, sono donne. Donne madri di famiglia, donne insegnanti, donne precarie, pensionate, donne, perché quando c'è il voto libero, la gente vota le donne. Noi ne avevamo poche nel movimento, perché è difficile fargli fare politica attiva alle donne, hanno altre cose, la famiglia, poco tempo, ma le poche che si sono candidate sono state votate. Vuol dire che quando l'elezione è libera si votano le donne, ecco perché ce ne sono poche in Parlamento. E poi sono donne coi controcoglioni, non sono veline del cazzo, avete capito? Sì, o no? Allora io ho detto una parolaccia, ho fatto un corso di matma, ho fatto un corso gandiano di non dire parolacce, ma cos'è? Questa non è pubblica. Allora, è del vostro acquedotto. Allora, il discorso è questo. Allora ci stanno mettendo impedimenti da tutte le parti, ma noi vi chiedo oggi, dobbiamo raggiungere la quota delle firme, depositarle ai comuni e dovete renderci partecipi perlomeno alla gara delle elezioni. È una questione democratica. Poi magari non votateci, perché vi vedo, avete delle espressioni un po' strane. No, è così, sono quelli che ti dicono sì, ma tanto quando andate su siete come gli altri. Oppure quelli da, tanto non serve a niente, ogni tanto li vedo, non serve a niente. Quelli che non votano, che ti dicono ma sì, uno o l'altro, io non vado a votare, io non mi occupo di politica. Ma se non ti occupi di politica, finisce che la politica si occupa di te, si occupa della tua famiglia, del tuo lavoro, della sanità, della scuola, di casa tua. Quindi questo movimento, non date il voto al movimento per piacere se non siete disposti a cambiare qualcosa della vostra vita. Non potete dare il voto e stare a guardare. 100 ragazzi così messi in Parlamento non cambieranno questo paese. Questo paese è fallito. Monti si è sfiduciato da solo, ha fatto tutto da solo. Ha letto un articolo sul Corriere, è andato a casa. La moglie ha detto cosa fai? Sfiduciati. E invece andare in Parlamento alla Napolitana, come fanno qua? E allora si è sfiduciato e poi sembrava che succedesse una catastrofe. E si è sfiduciato, ha sciolto le camere. Che catastrofe poteva succedere? Lui era l'uomo dello spread. Appena ha dato le dimissioni, lo spread l'hanno visto, che c'è un'espressione come dire. Lo spread è andato molto meglio da quando ha dato le dimissioni. Lo spread era un altro, era ringiovanito, era calato di 2 punti, ma è vero. La borsa è andata su di 2 punti, l'asta dei bot ha migliorato e non hanno mai venduto così bene da quando hanno dato le dimissioni questo qua. Lo spread, e sembrava che senza di lui non ci fosse lo spread, è andato via lui, lo spread ringiovanisce. Allora che cosa cazzo è lo spread? È lui lo spread. Allora adesso è tutto sciolto, non c'è più governo, tutto va benissimo, gente sorridente. Il Belgio è stato 2 anni senza Parlamento, ha preso 1,5 punti di PIL in più, erano tutti contenti. Forse vuoi vedere che questa gente qua non serve a nulla, ma veramente
possiamo mandarli a casa e non ce ne accorgeremo. Basta che non li vedi più 15 giorni in televisione, non te li ricordi neanche più. Ci possono cambiare la vita. Hanno, ci fanno pensare, vieni giù. Guardone. La casa è questa. Di chi? È il comune, eh? PD, vieni qua. Guarda Cacchiuso, guarda Cacchiuso. Ciao. Guarda Cacchiuso. Ora va a svilupparle. C'ha la camera oscura. E allora il discorso è semplice. Noi occupiamo un posto che è strategico, veramente ve lo dico col cuore. Se non andiamo noi, se non ci accetteranno per un cavillo al voto, succederà un disastro. Perché, la rivoluzione succede. Ma, e vedi, quelli di una certa età sono i più incazzati di tutti. Quelli che una vita noi l'abbiamo già fatta. Dovrebbero essere i giovani a essere incazzati che pagano l'INPS per mantenere le pensioni di questi qua che sono al governo. Dovrebbero essere i ragazzi precari che non trovano lavoro e si incazzano gli anziani. Bravo. È fantastico. Noi siamo forse l'unico movimento che si candida, non è mai successo nella storia della Repubblica che un movimento si candidasse. Ho dovuto scegliere le parole col mio avvocato, con lo studio. Basta un cavillo che ti dicono di no all'ultimo momento, sei fuori. Basta una dicitura sbagliata e sei fuori. Basta una firma così annullano e sei fuori. Allora noi entriamo lì come gruppo organizzato politico con un capo politico Grillo. Questa è la dicitura che mi ha detto il mio avvocato, ma adesso stanno studiando che per candidarsi, per andare alle elezioni, bisogna essere avere uno statuto politico. Noi non abbiamo uno statuto, siamo un movimento, abbiamo un non statuto che è uno statuto con quattro regolette, le nostre, due legislature, e devi essere incensurato, non devi essere iscritto a un partito, e residente dove vuoi andare a governare, quattro cose. Io faccio il garante di queste quattro regolette. Il garante, io non sono un leader, non abbiamo più bisogno di leader, il leader è il movimento, è il gruppo, i leader mandateli via, non abbiamo bisogno di un leader, prendiamoci un GPS al posto del leader, il faro, un GPS. Allora, io faccio da garante e devo stare attento, perché devo io traghettare il movimento lì, se sbaglio qualcosa se la prenderanno tutti con me, ed è giusto. Ma come fai? Se mi dicono non hai uno statuto come partito politico, io dico sono un movimento, ma devi avere uno statuto con un tesoriere, con i soldi, con una sede fisica. Io non ce l'ho i soldi, non ho il tesoriere, non ho la sede fisica. Nasciamo in rete, se ci dicono una cosa così all'ultimo momento siamo morti, non possiamo più fare niente. Dicono dovevate fare un'associazione, mi hanno detto. Però loro le cercano tutte, ma non... Non si sono ancora resi conto con chi hanno a che fare. Con me. Allora io ho già fatto associazione di nascosto, ce l'ho già in tasca. Non basta l'associazione, vuoi il comitato? C'ho anche il comitato. E allora bisogna stare molto attenti. Perché se non andiamo dentro noi, già il 50% non vota. 6 milioni del movimento non vanno a votare. Cosa fanno un governo tra loro tre? Destra, sinistra e centro, che è la stessa cosa, col 25% degli italiani. Pensa cosa potrà durare un governo così? Ditemi la verità. 6 mesi, 8 mesi e poi? E poi arrivano quelli forti, quelli veri, quelli incazzati duri. Noi non siamo incazzati duri. Guarda un po' che gente. Guardali un po'. Guarda lui! Lui può fare del danno scorreggiando, voglio dire! Bravo, bravo! È fantastico! E allora Alba Dorata in Grecia al 15%, ha raddoppiato i consensi. Alba Dorata si sta candidando nel Lazio, c'è Forza Nuova che si sta candidando in Lombardia. Quelli lì non fanno tanti discorsi, entrano con tre concetti: la nostra lira, via gli immigrati, mandarli via bastonate. Hanno tre cose che possono far presa, sono tutti incazzati. Allora noi facciamo un po' da cuscinetto lì. Se non ci fanno entrare, noi siamo il contraddittorio naturale loro, perché destra, sinistra e centro hanno le stesse idee, cemento, fare queste robe, e privatizzare qualsiasi cosa. Noi siamo per la scuola pubblica, loro per privatizzarla, noi siamo per la sanità pubblica, loro per privatizzarla, noi siamo per l'acqua pubblica, loro per privatizzarla, noi siamo i concorrenti ideali.
noi siamo per il cemento zero, noi siamo per le rinnovabili, non per le biomasse a olio di colza che vi vogliono fare qua. Non cadete nella trappola, non abbiamo bisogno di energia, ne facciamo quattro volte quella che produciamo, quattro volte di più. L'energia è un mezzo di scambio di un prodotto commerciale come un altro. Vogliono fare i pozzi di petrolio, porca puttana, in Emilia, il terremoto, pare, perché scienziati lo dicono, non io, che il fracking, le perforazioni, facevano centinaia di perforazioni a 5.000 metri per stoccare il gas, abbiano causato il terremoto in Reggio Emilia, in Emilia, il fracking. Perché cosa fanno? Vanno giù 5.000 metri, cercano il posto, buttano acidi, acqua compressa, magari spostano qualche falda, chi lo sa, per fare cosa? Comprare il gas d'estate che costa meno, stoccarlo lì, lasciarlo lì e venderlo d'inverno che costa di più. Facciamo un serbatoio a degli speculatori. Basta, io voglio fare una cosa e poi finisco. Voglio fare una cosa, non vi dico neanche il programma, non ve lo dico, ve lo andate a cercare. Dovete essere curiosi, perché non sapete il programma di nessuno. Nessuno è mai stato votato per il programma. Non venite a dire a me che ce l'abbiamo da 5 anni su internet. Noi facciamo due cose. Uno, li mandiamo a casa tutti, subito tutti fuori dai politici. Prima di mandarli fuori, questo è il mio sogno. Mi sta diventando assieme a loro una realtà straordinaria, lo sanno. Prima mandarli via, ma prima di mandarli via con correttezza e buone maniere, facciamo una piccola verifica fiscale a ogni parlamentare. Vediamo, intersechiamo qualche dato, abbiamo già il software da dare alla finanza, noi siamo ingegneri, quasi tutti ingegneri elettronici. Bene, metteremo dei dati, che patrimoni avevano quando sono entrati in politica, quanto hanno guadagnato con la politica, e quando, che patrimoni avranno quando usciranno dalla politica. Se ci sono delle discontinuità, ci sarà qualche magistrato. Noi metteremo un IVA. È un fan, perché adesso c'è quelli che gridano, c'è una figura adesso in tutte le piazze, c'è la figura di quello che ribadisce, il ribaditatore, c'è quello che grida, che tu dici voglio una banca di Stato, e quello lì si alza e fa voglio una banca di Stato, sembra che ti contesti, invece ribadisce. È vero, c'era quello della televisione coreana, ha detto ma ti contestano, no, sta ribadendo, è un fan. Come un fa che grida così? Perché? Perché tu li ascolti! Allora sì, allora due cose, una verifica fiscale, poi mettiamo un IBAN, e se ci sono delle verifiche che non quadrano, gli immobili, i loro conti all'estero, i loft, le torri, le televisioni, vengono a babbo, ce le mettiamo lì, facciamo un conto. Poi dobbiamo fare una cosa, rifare e far nascere lo Stato. In Italia non c'è lo Stato. Non c'è lo Stato, c'è una nazione ma non c'è uno Stato. Ma è pazzesca questa cosa qua. E allora Monti avrebbe dovuto dire, signori, quando è subentrato, ha fatto successo immediato dopo Berlusconi, chiunque avrebbe fatto successo nell'immediatezza. Ci mettete il Jack lo squartatore, dice dopo Berlusconi, c'è il cazzo, mi sembra una persona gentile. Allora, dovevo parlare però con la gente, non con i politici. Non era un politico. Non parla con i comitati, gli ho scritto una lettera, ma parli con milioni di persone, quelli dell'acqua sono 27 milioni, parliamo di acqua pubblica, di inceneritori, di rifiuti, di rinnovabili, dica qualcosa alla gente. E se avesse detto, signori, ci aspettano 10 anni di sofferenza, ma la faremo tutti insieme, forse avremmo accettato di più, se invece di partire dalla pensionata con l'IMU o tagliare la scuola, la sanità, fosse partita da su la situazione. Se avesse detto, signori, possiamo tagliare qualcosa al nostro Uguaglione, presidente Uguaglione, presidente Napolitano. La presidenza della Repubblica costa 240 milioni l'anno. Magari se tiriamo un po' sulle colazioni. A tre Maserati non riesce neanche a entrarci. Allora partiamo di lì. Il Senato quanto costa? La Camera?
la Banca d'Italia non stampa più, non osserva più. Cosa osserva oggi la Banca d'Italia? Fa il controllo delle banche, il potere in mano alle banche. E la Banca d'Italia cos'è? Ha 1700 dipendenti, potremmo prenderli di soldi, 1,5 miliardi di rimborsi elettorali, li togliamo. E loro dicono, ma senza soldi non possiamo fare politica. E noi? Noi 3 anni senza soldi e diventare la seconda forza politica del paese? Come abbiamo fatto? Fate come noi. Allora prendi 1,5 miliardi lì, prendi 1 miliardino da lì, 1 miliardino di là, togli il doppio incarico, il triplo incarico, i vitalizi, accorpi i comuni sotto i 5.000 abitanti, togli le province, abbiamo fatto finta, poi ci sono di nuovo, e facciamo queste cose qua, e con questi soldi qua possiamo fare, metterlo in una banca di Stato, mettiamo questi soldi, il presidente che ci sarà farà il presidente onorario della Banca di Stato, e con questi soldi facciamo microcredito, prestiti all'1% alla piccola e media impresa, che è l'ossatura della nostra Italia. Invece li facciamo chiudere. Le piccole e medie imprese chiudono per credito, non per debito. Lo Stato deve 100 miliardi al piccolo imprenditore e non glieli dà, e chiude l'imprenditore. Ma stiamo scherzando? In Francia, quando uno non dimostra che non ha evaso perché voleva evadere, ma ha evaso perché non ce la fa, lo salvano! Noi dobbiamo salvare l'agroalimentare, dobbiamo salvare il piccolo artigiano, se è il nostro patrimonio! Cazzo! Poi prendiamo un po' di soldi, siamo in emergenza, abbiamo 100.000 persone che guadagnano, che prendono una pensione da 10.000 euro a 90.000 euro al mese. È un po' esagerato! Allora siamo in emergenza, si va con queste persone, si dice, sentite, per 5 anni, prendetevi 4.000 euro di massimo, ci vivete per 5 anni, e lì ricaviamo 7 miliardi con una circolare, 7 miliardi, e possiamo fare di nuovo in una banca di Stato un finanziamento per dare un reddito di cittadinanza ai giovani, perché non possono girare come delle merda a cercare e a elemosinare qualsiasi cosa. Come in Olanda, in Svezia, in Danimarca, nei paesi civili, non puoi accettare qualsiasi cosa perché si chiama lavoro. Cos'è il lavoro? Il lavoro è una parola che è diventata terribile. Ma il lavoro qual è? Andare a prendere il carbone in una miniera a 1,000 metri dal Sulci in Sardegna. Il lavoro è che mio figlio, che è laureato con un master, deve andare in un call center per 400 euro al mese, che diventa un frustrato tutta la vita. Se gli diamo il tempo con un salario, non so, di 800, 1000 euro, in modo che non muoia per 2 anni, riformando tutti i centri di collocamento, perché ci andremo noi cittadini dentro e con la rete terremo tutto trasparente. Gli dai 2 anni di tempo, gli dici 3 volte se vogliono un lavoro, dopo 3 volte se non accettano, fuori dai coglioni, ma almeno non hanno l'ansia di trovare qualsiasi cosa e diventare frustrati. Ecco quali sono le nostre cose. E sono populista, e sono demagogo, i soldi li troviamo. E invece questo signore, dammi un po'. Questo signore, non ho gli occhiali, maledetto. Tieni, aspetta. Ormai è tutta la settimana. Questo signore ci fregano con l'ignoranza. La nostra grave, perché siamo in queste condizioni? Primo, per una stampa che disinforma. E la seconda cosa, siamo stupidi, siamo ignoranti. Non abbiamo le notizie, non siamo curiosi per andarcele a cercare. E loro vivono di complicatezza, di complessità. Vendola ha detto che la politica è l'arte della complessità, cioè non farti capire, se non capisci sei preda del più coglione del mondo. E lo fanno, perché il patto di stabilità che questo signore, questo ragioniere mandato dalle banche per non farci fallire, un curatore fallimentare che si chiama Monti, ha detto, io me ne vado, ma l'agenda per i prossimi 20 anni è questa. Ha già messo lì il piano finanziario e politico per i prossimi 20 anni. Allora cosa andiamo a fare a votare? Ma io voglio andare a votare con un piano mio, con i nostri ragazzi, con le persone, vitiamo il programma e se ci credete andiamo lì e facciamo il nostro programma, non quello di Monti. Allora, che cos'è la democrazia? E lui ha detto, a così chiunque governi, il patto di stabilità, la vecchia finanziaria è questo. Sentite, ve lo leggo. Io ho 2 avvocati, abbiamo cercato di capirlo, uno adesso è in analisi, ma l'altro resiste ancora un po' perché si droga. Bene. No, ve lo leggo.
Ma guardate che non mi invento niente, è fantastico. Fanno il piano di stabilità, senti, comma 11, l'ho preso una a caso, si intitola finanziamento di esigenze indifferibili. Al fine di finanziare interventi di natura assistenziale in favore delle categorie di lavoratori di cui gli articoli 24,14 e 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 204, cioè 6,2 nel decreto legge 29 dicembre 2011 numero 216, convertito con la modificazione della legge 24 febbraio 2012 numero 14,22 del decreto legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 numero 135, ieri sera la legge è stata approvata. Non mi sono inventato niente. Allora, quando vi dicono che noi non abbiamo esperienza perché non abbiamo esperienza politica, il politico fa questo: va a votare una cosa così che non capisce, pigia un tasto elettronico e gli dicono sì o no i vertici del suo partito, e poi l'esperienza del politico oggi è andare in televisione e pigiare quei due tastini in Parlamento. Non sanno un emerito cazzo di quello che fanno. Allora, ma io godo come un figlio. Io voglio vedere una ragazza così in Parlamento, voglio vedere una madre che ha tre figli, perché se una madre oggi riesce a sopravvivere, a non far fallire, non ho mai sentito che una famiglia fallisca, mentre questi cazzo di politici fanno fallire comuni, regioni e nazione, io voglio vedere in Parlamento una mamma di tre figli, perché una mamma che riesce a crescere in questo momento tre figli, mandarli a scuola e darli da mangiare e da fare il Presidente della Repubblica. Sono un dittatore. Bene, signori, non aggiungo altro. Dovremo fare 10 anni di sacrifici, se non state vicino. Manderemo dentro dei vigilantes. Manderemo un po' di voi dentro, con degli elmetti, a guardare, apriremo il Parlamento, come hanno fatto i nostri sindaci, ragazzi di 25-30 anni. Pizzarotti a Parma ha aperto il comune, sono tutti contenti, non ne parla più nessuno di Pizzarotti, un comune con 1 miliardo di euro di debito e sta facendo, non si ruba più, ha aperto il comune, ha aperto i conti, va in bicicletta, va in mezzo alla gente con i due assessori a chiedere quartiere per quartiere, consigli dalla gente, la gente scrive le cose che potrebbe fare nel proprio quartiere e lui fa il piano urbanistico in base ai consigli dei cittadini, ha tolto tutte le consulenze che gli mangiavano milioni di euro all'anno, è uno che si è tolto il 10% di stipendio, fa il sindaco, non guadagna milioni, più di così non si può pretendere, ma sta andando benissimo, è amato dai parmigiani, ma non c'è un cazzo di televisione che ne dica qualcosa, solo quando c'è qualche cosa di strano, hai capito? Però, e allora noi apriremo il Parlamento con le persone che andranno dentro, io non sono candidato, non sono neanche candidabile, io faccio il garante, io sto dietro, non c'è nessun leader, se entreranno 100 persone di queste, che voi li voterete, avranno un portavoce, non c'è nessun leader, un portavoce che durerà 3 mesi e poi verrà votato da loro e ogni 3 mesi cambierà. Allora noi saremo dentro, ma voi dovete essere fuori, abbiamo bisogno della collaborazione, ognuno di noi deve, ognuno di voi e di noi, rischiare anche qualcosa, io sto rischiando anche io, non lavoro da 2 anni, ma chi se ne frega, poi rifarò una tournée, quando saranno in Parlamento io torno a fare il comico, cosa devo fare? Io vado a farmi il mio lavoro, l'ho dedicato così un po' agli altri, una parte farò tournée, mi farò pagare, ma una parte lo dedico agli altri. Se ognuno di voi facesse così, dedicasse il proprio lavoro, una parte con lo stipendio, una parte agli altri, il paese lo cambiamo in 6 mesi. Abbiamo bisogno di questo. Abbiamo bisogno di sentirci una comunità, non siamo niente.